Salve gente, sono Larus e quindi qui su Civilization 5 Brave New World con i nostri veneziani. Nell'ultima puntata abbiamo fatto ciò che un vero veneziano in Civilization 5 dovrebbe fare: commerciare e oltretutto avere seggi delle Nazioni Unite. Poi dopo faccio anch'io robe in più che sarebbero tipo andare in giro per il mondo e esportare la mia cultura. Difatti mancano pochi turni alla fine del gioco, sono più 17. E quindi dobbiamo essere subito influenti su tutte le altre culture. Cosa abbastanza difficile, contando che col Brasile, con la Siria, riusciamo a essere influenti subito. L'unica cosa è che mancano gli Zulu, e mancano anche i Babilonesi, e mancano anche gli Indonesiani. E non è tanto una buona cosa. Se allora non succede niente di particolare che stravolge completamente il gioco, possiamo sognarci questa vittoria, però posso puntare sempre su una diplomatica. Ricordo che... sì, qua c'è la politica mondiale, non ho mai visto questo pannello. Ah, Chaka, in guerra con tutti. Cosa volevo dire? Sì, congresso mondiale. Se facciamo i giochi internazionali e riesco a vincere, i giochi internazionali magari posso arrivare alla vittoria. Magari. Però comunque io ho più seggi delle Nazioni Unite, e se c'è una votazione di leader del mondo, molto probabilmente vincerò io. Quindi è una buona cosa. Ok, quindi ricapitoliamo. Grande mercante, che adesso non so più dov'è, è qui. C'è nato poi un Cecil Bustamante Campbell, che è un musicista, che lo manderò in giro poi dopo alla fine come ultima spiaggia per diffondere la mia cultura. Si fa spesso una tattica che consiglio. Caocchia. Anzi no, sai che cosa dovrei fare? La mando subito dai babilonesi. Perché no? Facciamo un bel concerto. Con Antananarivo è quasi diminuita la mia influenza, quindi faccio una piccola donazione. E intanto guardiamo anche un po' le città-stato. Nelle città-stato sono alleato attualmente con un po' di città-stato. Praga, riesco a farmela alleata in qualche modo particolare. Dovrei donare 1500 oro per farmela completamente alleata. No. Vancouver? Saranno 51 punti in teoria. Ecco, mi converrebbe fare alleata a Vancouver rispetto all'altra città. Quindi pam, via. Fatto. Molto bene, alleanza con Vancouver rubata dai babilonesi. E ok, mancano 8 turni alla prossima proposta del Consiglio delle Nazioni. Molto probabilmente entro questi 8 turni ci sarà la votazione del leader mondiale. Ricordo che siamo al turno 313 e tutti sono in guerra con Shaka degli Zulu, anche Gajamada. E non se la stanno passando tanto bene, magari... No, anche Maria prima. Magari per par condicio dichiaro anch'io guerra agli Zulu. Giusto così per dire, ehi, siamo stronzi. Perché no? Un'ambasciata, sì. Possiamo... per diffondere il turismo più che altro, non voglio essere alleato con i babilonesi. Però comunque... sto muovendo troppo la telecamera, dovrei fermarmi. Comunque, per avere un'ambasciata, poi dopo posso fare un diritto di passaggio. E questo comporta ovviamente a uno scambio turistico enorme. Ed è una buona cosa. Oltretutto, tra un bel po'... tra un po' andrò in età dell'oro. Dell'oro. Entro 10 turni circa. Più o meno. No, un po' di più. E comunque, appena entrato in età dell'oro, posso pompare ancora di più la mia... non mi ricordo. E comunque, sto iniziando i lavori, la mia felicità per l'età dell'oro. E il turismo, eccetera. Sono iniziati i lavori per produrre ricerca. Melbourne, non sono quasi più alleato. Faccio una piccola donazione. Sì, tutti hanno dichiarato guerra agli Zulu. Per ragioni diplomatiche mi sa che dichiarerò anch'io guerra.
Non c'è qualche città qua vicino che potrebbe essere un problematica per il commercio, no? Allora, sia. Uzokwenzani lapha. Dichiariamo guerra. Sì. Ukusiphakamisa kwakho kuzokwenza wehlulwe. Shaka. La prima volta che dichiaro guerra in questa partita a qualcuno. Però sono arrivato alla fine. L'ho fatto solo per ragioni diplomatiche. Tutte le mie città-stato dichiarano guerra a Shaka. Che carina la canzone di Shaka. Shaka. Mi ricorda Baba Yetu. By the way, ho scoperto. Anzi, un mio amico me l'ha fatto notare. Oh, che carina che è questa qua di Shaka. Possiamo dare un supporto comunque con la flotta. E comunque ho scoperto che la canzoncina di Civilization 4, Baba Yetu, che mi ricorda molto questa canzone di Shaka. In teoria è Padre Nostro cantata in Swahili. È particolare. Se non avete mai conosciuto Baba Yetu, andatevela a sentire. Di sicuro chi tra di voi ha giocato a Civilization 4 se la ricorderà. Baba Yetu è qualcosa di fantastico. Corsarono Zulu contro un nao portoghese. Una città si rivolta e passa ai brasiliani. Possiamo dare una mano ai portoghesi. Deveremos qui prosperar através do comércio? Sì, sì. È un'ambasciata è una cosa buona. No, è finita la musica di Shaka. Mi piaceva. Posso utilizzare comunque questi corsari per queste no, fregate. Per combattere contro i corsari Zulu. Antananarivo non ha più bisogno di investitori. Babilonia e la Venta non sono più alleati. Molto bene. Caocchi ha distrutto una nave Zulu. Adesso avere tutte le città-stato praticamente fanno come forza militare privata. Ti lanciano tutti i loro piccoli uominini piccolini e vanno all'assalto contro tutti gli Zulu. Questa Nagoma è difesa bene via mare. C'è questa isoletta qua davanti, però se tu riesci a metterti con un'artiglieria qua sopra, fai molto male. Yeah. Ok, vediamo un po' com'è. Corsaro distrutto. Ora la mia cavalleria, non mi ricordo cosa ci faceva qui, però forse mi hanno donato un'unità. Probabile. Probabile. Tanto qui portiamo il musico ad Alab in Babilonia. Vediamo di fare pure un diritto di passaggio. Sei abbastanza incazzato tu. Un diritto di passaggio non ti va? Ah no, ce l'abbiamo già il diritto di passaggio. Molto bene. Guardiamo un po' nel turismo come siamo messi. Siamo in discesa con gli assiri. Perché? Ha ideologie diverse. Gli assiri posso fare qualcosa. No, è incazzato. C'è anche un diritto di passaggio. No, sei abbastanza incazzato. Gli assiri. Credo che l'impero assiro sia l'impero più antico della storia. Adesso che sto pensando. Non mi ricordo bene. Gli Assiri hanno avuto un bel impero, bello grande. Solo che è durato pochissimo. Tipo due regnanti. Uno era appunto buonanotte, non mi ricordo più il tuo nome. Assurbanipal secondo. E poi ce n'era un altro. Però alla morte di questi due si sono ribellati tutti questi popoli antichi. Antichissimi, anzi. Poi dopo sono stati dominati dai babilonesi, da Nabucodonosor II, che poi dopo è stato anche colui che saccheggiò Babilonia. Buonanotte, saccheggiò Gerusalemme. Qualcosa del genere. Pare che pure è descritto nella Bibbia. Poi Babilonia non è tanto ben vista dalla religione ebraica. Qui facciamo una missione commerciale. Guadagnato abbastanza influenza. Altri tre punti, quindi facciamo una donazione di un po'. E ok, adesso ci sono anche città che si rivoltano molto bene. E adesso quindi ho un bel po'
po' di seggi, ne ho 19. Sono tanti. E quindi, guardate quante città stato che ho. Troppe. Quindi posso avvicinarmi velocemente a una vittoria diplomatica. Che l'ho fatta una volta sola. Ma era Epshakatsep. Sto pensando perché le gemme non mi servono più di tanto, però mi serve una. Mi servono buone relazioni con gli assiri. Senti, non riesci a arrivare a 5. Chiedi abbastanza troppo per altri due. Ma era Epshakatsep. Allora, 3. 3 sia. Assurbanipal ha fatto pace con Praga. E Casimiro ha fatto pace con la Venta. Che bello avere tutte queste città-stato mie. Mi sento molto imperialista. Deveremo prosperare attraverso il commercio? Alleanza difensiva, certo che sì. Tanto sto guardando qui il Marocco. È abbastanza fertile qui, ci sono tanti terreni allagati. Infatti ha Marrakech che ha 23 di abitanti, invece Venezia quanto ha di abitanti? Non mi ricordo più. 25, un po' di più. Però comunque è sempre abbastanza. Oh, oddio! Agaidica c'ha 32 abitanti. La città con più abitanti al mondo attualmente, non lo so, forse potrebbe essere Babilonia. No, Babilonia 25. Oltretutto Surabaya ha un po' di più di abitanti. Non lo so, forse è appunto a Kadadeika, boh, non lo so come si chiama. Tanto io sento sempre rumori in camera mia, non so che cosa succede. Ho troppe cose. Petrolio da Vancouver. Non sono più alleato con Kizil. Seduta imminente. Oh, aspetta, troppe cose. Sì, chiudi. Sì. Bene. Petrolio a Vancouver. Non sono quasi più alleato con Kizil, quindi faccio una piccola donazione. Gerusalemme, che cosa voglio? No, grande generale e marmo nella mia rotta commerciale. Kathmandu è scesa quasi che non sono più alleato. E Kaokia, cosa vuole? Sacerdote che vuole il valdismo. Hong Kong vogliono che io pirateggi... altri, Bucarest, questo e tu? Cosa vuoi? Voglio che io scopra una meraviglia naturale. Credo che sono finite però le meraviglie naturali. Oh, qui c'è un... ci sono... delle prede. Possiamo combattere. Bene. Ora, questi cavalieri li lascio qui nella giungla. Tanto, con la nave da carico, parto per... Braga. Molto bene. Tanto continuiamo a muoverci verso queste zone qui e vedere un po' chi c'è. Oh, questa isola qui mi sembra molto Cuba. Non so, dall'area di Cuba. Un po' malforme, però una Cuba malforme, dai. Ok, turno successivo. Siamo al 317esimo turno adesso. Su... credo 300... e 30. Tanto qui le Ironclad si scontrano. Non le ho ancora sbloccate, però tra poco sbloccherò le corazzate e anche le portaerei. Quindi darò via tutto il mio petrolio in corazzate. Le corazzate sono fortissime. Oi oi. Oh, troppe. Troppe navi. Devo anche dirvi che ho scoperto una nuova mod chiamata Civilization 5 Communitas. Se volete provarla è molto interessante. Consiglio di scaricare tutti e quattro i pacchetti, che sono quello di base. Poi dopo c'è il pacchetto dell'interfaccia. C'è il pacchetto delle mappe. E infine c'è il pacchetto di non mi ricordo cosa, credo dell'IA. Che dire, è una mod molto interessante. Aggiunge... gli eventi e modifica in generale il gioco senza stravolgerlo.
E ve lo consiglio, una mod straconsigliata, provatela, la trovate sul Steam Workshop. Ah, tutte le persone che mi chiedono come si scaricano le mod su Civilization 5. Niente di più difficile, andate su Steam Workshop e vi sottoscrivete. E poi dopo nel gioco le trovate nella sezione mod. Non credo che ci sia nulla di particolarmente complicato, a meno che se avete... non avete un cervello oppure non avete le braccia. Molto probabilmente in quel caso è abbastanza difficile. Intanto c'è la rotta o qualcosa, non mi ricordo come si chiama la canzoncina, dei Veneti che sta suonando. Ma c'è ancora un porto a Venezia. Dovrei fare un porto a Venezia. Qui mi devo ritirare nella città-stato e curarmi un po'. Alla venta sono alleati con nessuno. Facciamo un po' di donazioni. Ok, sono alleato anche con la venta. Carina la musica di Veneti. Anche se non è tra le migliori di Civilization 5 come colonna sonora. Sì, alleanza difensiva. Devo dire, la mia il mio pezzo di colonna sonora preferita di Civilization 5, non so che dire. Dugamla Dufria degli svedesi è veramente fatta bene, l'arrangiamento è perfetto. Però c'è anche I Want My Tea, My Country degli inglesi, soprattutto il tema di guerra, che è fatto benissimo. Ma poi che dire, c'è anche quello degli olandesi che non è male. Ah, quello di Attila è bellissimo. Oro per turno 59 per piacere. C'è comunque anche quello di Attila che è fatto veramente molto bene. In generale sono comunque tutti molto molto buoni. Se ci sono dei temi che non mi piacciono sono quelli dei romani. A me non piace la colonna sonora romana, assolutamente. Forse quello di guerra si salva un pochettino, ma quello di pace è orribile. Ah no, anche quello di guerra non si salva, mi è tornato in mente. Sì, fanno abbastanza cagare quelli di... dei romani. Però in generale sono... è l'eccezione, ecco. Mi piace molto quelli brasiliani di guerra. Soprattutto è una canzone soul bossa nova. Fatta da non mi ricordo chi, mi piaceva molto. Come si chiama? Chega di Tristase? Qualcosa del genere, bellissima però. Soprattutto arrangiata. Chi è che fa già la colonna sonora di Civ? Non mi ricordo più. Credo l'Orchestra Sinfonica di San Francisco. Comunque in ogni caso, ottimo lavoro. Budapest, papapà. Che Bucarest è qua tutto a posto. Antananarivo mi offrono petrolio. Petrolio, molto bene. Devo combattere contro l'Ironclad. Andiamo avanti e indietro che così combattiamo Tranzolli. Dovrei spostare questa unità qui. E anche il balestriere, non è che mi serve più tanto segregato dove sta lui. Continuiamo ora la fregata. Tanto qui cosa succede? Nulla di interessante, hanno troppo petrolio loro. No, perché volete tutti i miei soldi? Babilonesi. Qui con le loro città super mega piene di meraviglie. Qui hanno, quello che riesco a vedere è Cremlino, Palazzo Reale. Qua mi ammazzo in sicuro, non ce la posso fare. Se sopravvivere se sopravvive questa navetta è un No, non è sopravvissuta. Anzi, me l'hanno pure catturata, credo. Vabbè, ho fatto una cazzata. Io spesso faccio le cazzate di buttare le unità nel nulla. Mi capita spesso e devo effettivamente risolvere questo problema. Ho la tattica, diciamo, quella russa. Andiamo all'attacco ai nostri uomini. Intanto noi abbiamo più uomini noi che loro proiettili. Però spesso
Non va bene. Perché i brasiliani hanno ancora delle trireme nel 2038? Qui l'artiglieria di Kathmandu ha fatto di tutto. Ha distrutto questo povero accampamento. Stai perdendo il controllo di Samarcanda. Ah, devo donare soldi a Samarcanda. Tanto qui non so perché ho mosso l'unità qui. C'era per controllare un attimo un paio di cose, se qua c'erano altri tizi incazzati. Però a quanto pare non ce ne sono. Direi, facciamo una ferriera. Ferreria, non so come chiamarla. Ferriera, c'è una città vicino a me che si chiama Ferriera. E infatti è per questo che mi strano pronunciarla. Ok, tutto a posto. Hanno distrutto la mia fregata, non ci posso far nulla. E torniamo, successivo. Possiamo fare tra poco il castello di Neuchâtel. No, 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 di Neuchâtel, di Neuschwanstein. Castello della Bavaria. So che è stato costruito dal duca di Bavaria dopo che Bismarck gli ha concesso i soldi per essere entrato nell'impero tedesco. E ha speso tutti questi soldi per costruirsi questo castello. Devo dire che come idea è stupida, però comunque ha fatto un castello molto figo. Non ci sono mai andato purtroppo, però tutte le persone che ci sono andate mi hanno sempre detto che un buon castello è veramente bello. E dovrei passare. Chi di voi è andato nel castello di Neuschwanstein? Non lo so. Però se siete andate, ditemi com'è. Almeno non so se la storia è corretta quello che ho detto, però mi pare che di aver sentito qualcosa del genere. Bismarck, che dà i soldi a chi entra nel suo impero. Ha dato troppi soldi, erano, oddio, 230.000 moneta tedesca, che non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo come si chiama la moneta tedesca. Se c'è qualcuno che sa come si chiama la moneta tedesca del 1800, me lo dica. Tanto qui c'è petrolio in mezzo alla neve. Pitagora ha completato il suo capolavoro, la lista dei popoli più colti. Primo posto i brasiliani, secondo posto i babilonesi, e poi noi siamo al nono posto. Ok, è stato stabilito un collegamento con le mie varie città. Ok. Dono un po' di soldi alla venta, non si sa mai. Ok. Molto bene. Ok. Torniamo. E tra poco ci sarà la proposta delle Nazioni Unite. Ah sì, qui riusciamo a fare una tournée. Ok, la cultura diventa familiare. Turismo familiare, bla bla bla. Sì, però manca ancora un bel po'. Però abbiamo sempre aumentato. Con i portoghesi sono dominante. Con gli Zulu ancora devo aumentare un po'. Però gli Zulu o si convertono oppure verranno distrutti dalla furia di tutte le nazioni del mondo. Vabbè, se ho buoni rapporti con le civiltà non è colpa mia. Casimiro III ha fatto pace con Maria prima. Questa guerra qui c'era da tantissimo. Non può che combattevano. Un accordo di ricerca, non so se si riesce a finire, però comunque in ogni caso. Ci offrono tutte queste cose. No, io aspetto ancora un po'. Però guarda, fai pace con il mondo. Più che altro sono tutte le mie città-stato che gli danno dei problemi seri a Shaka. Poverino. Ok, sono influente con i brasiliani. Credo però di essere già influente un bel po' con i brasiliani. Però la città di Malbongweia è catturata dal Brasile. Questa città qui, col nome bellissimo. Ok, brogli elettorali a Dalmati. Elezioni pilotate con successo a Riga. E ok. Molto bene. E anche alla Valletta abbiamo pilotato con successo le elezioni. Non sono più alleato con Samarcanda. Ah. È un po' triste la situazione.
Invece dove hanno fatto i brogli elettorali? Ad Almaty. Buono. Ok, ora nuove politiche. Principio. Non lo so. Non ne ho idea. Possiamo puntare su qualche principio base. Ma direi urbanizzazione. Sì, dai, urbanizzazione. Aumentiamo ancora un po' di più la felicità. Ok, giochi internazionali. Sì. Punto tutti i miei delegati. Confermiamo. Ciccia. Vai così. Ok, qui cantiere navale. Anzi no, dovrei fare un'altra cosa. Dovrei fare... Dove sono gli archeologi? Eccolo qui. Molto bene. Ok. Qua sono nati altri soldati e credo che per questa puntata sia tutto. Votate e commentate, gente. Ci sentiamo la prossima. Da Laros è tutto. Probabilmente la prossima sarà l'ultima puntata di Civilization 5 Brave New World in questa serie. E poi dopo non so che cosa vi porterò sul canale. Sono molto confuso. Non ho idea. Però vedremo. Magari mi prendo un po' di respiro. Tengo solo due serie, che forse è meglio. Alla prossima, gente. Da Laros è tutto. Ciao.